ragazzi, ragazzi, ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Eccoci qui, finalmente tornati, e oggi, come avete visto dal titolo, vi ripropongo un nuovo outfit ideas. Allora, sono troppo felice di riportarvi un altro di questi video perché l'altra volta mi sono divertita un sacco a registrarli e vi sono anche piaciuti a voi, sono molto contenta anche di questo, quindi eccoci qui con un altro. Anche in questo video i vestiti mi sono stati gentilmente inviati da Shein e anche stavolta vi ripropongo il mio codice sconto che è questo qua e potete utilizzarlo per avere un 15% di sconto su un minimo di spesa di 39 euro, e questo codice vale fino al 31 dicembre, quindi voi potete usufruirne tutte le volte che volete perché non ha un limite di utilizzo, potete usarlo tutte le volte che volete per avere uno sconto sul vostro ordine. E poi sono molto felice di portarveli anche perché su Instagram mi avete scritto in tantissimi che vi sono piaciuti i miei outfit, soprattutto nei commenti anche delle foto che ho messo, e sono stracontenta, quindi mi ha veramente riempito il cuore e sono tanto felice di portarvene un altro e spero che vi piacciono anche questi outfit che ho scelto. Quindi detto questo, partiamo subito. Allora, le cose mi sono arrivate anche relativamente molto in fretta. Ah, e tra l'altro, se venite in questo video da TikTok, perché è uscito anche l'unboxing su TikTok, buon salve. Quindi se siete venuti a TikTok, ciao, altrimenti vi invito anche ad andarla a vedere su TikTok. E quindi, insomma, we stand la velocità di spedizione. Comunque, allora, tutte le cose mi sono arrivate come al solito nelle loro bustine, solo che non ho l'involucro originale perché mia mamma l'ha buttato via. Grazie, mamma. E vabbè, però tutte le cose erano come al solito nelle loro bustine. E adesso vi farò vedere tutte le cose che ho scelto per poi passare nell'altra stanza, come negli altri video, a farvi vedere tutti gli outfit completi. Quindi adesso vi farò vedere sostanzialmente i vestiti in maniera sparsa e poi gli outfit li vedremo tra pochissimo. Allora, partiamo con i sotto, se così possiamo dire, quindi le gonne e pantaloni. Allora, la prima cosa che ho scelto è questa gonna rosa fatta così a scacchi. Questa è una S fatta in questo modo e ha due spacchetti qui di lato, uno e due, e si chiude con la cerniera dietro ed è super carina. Tra l'altro, mi sono resa conto che io l'altra volta ho preso 3000 gonne, ma non ho presa nemmeno una rosa, quindi mi sono rifatta con questa super bellina e la adoro. Anche perché sapete che il rosa è il mio colore preferito in assoluto, però ho preso cose un po' diverse le altre volte perché il 90% del mio armadio è rosa e quindi ho voluto un po' variare, però sempre rimanendo sui miei colori preferiti, ovviamente. E infatti la seconda gonna che ho preso è questa qua, che è bianca e azzurrina a scacchi. Fatta così, e anche questa ha gli spacchetti. È lo stesso modello ma di un altro colore ed è sempre una S e si chiude con la zip dietro. E poi come terza cosa non ho preso una gonna ma ho preso dei pantaloni, che sono questi qui. Tra l'altro matching con la mia camicia, neanche a farla apposta, vi giuro. E i pantaloni in questione sono questi, sono fatti così, sono il modello largo. Poi ora da così non si capisce moltissimo, però lo vedrete meglio con l'outfit. Sono fatti così, sono un pochino leggerini, però la cosa bella è che essendo molto larghi come modello potete benissimo metterci anche tipo dei leggings sotto o delle calze per tenervi ancora più caldo, quindi top. Solo che mi stanno un pochino larghi, poi lo vedrete, mi stanno un po' larghi in vita, questa era una S e vabbè, li porterò a stringere, però comunque come misura ci siamo. Sono fatti così e hanno anche due taschine e questo bottone che è finto perché anche i pantaloni si chiudono dietro con una cerniera. Adesso passiamo alle magliette ai sopra. Adesso ve li farò vedere in modo random, però poi ovviamente li vedrete abbinati alle gonne e al pantalone che ho preso. La prima maglietta che vi mostro è questa qua, super carina, è una S con i girasoli fatti in questo modo, molto modello inizio 2000 tipo, super carina, mi piace veramente tantissimo ed è anche ovviamente elastica. E le magliette le ho prese tutte abbastanza semplici perché volevo un po' le magliette corte o comunque non più lunghe da sotto l'ombelico, perché io tutte le maglie che ho sono lunghe almeno oltre la vita, quindi questa è la prima. Poi la seconda è questa qua, che questa è veramente super semplice, ma a me fatte così veramente mi fanno impazzire, sono troppo belle. E è bianca, questa invece è una M perché, come vedete anche negli altri video, di guardare bene le misure. La differenza di grandezza tra una M e una S di spalla era 1 cm, quindi ho detto buona, prendiamo la M che per 1 cm. E quindi è fatta così, è semplicemente una maglietta stile cardigan con i bottoncini. E i bottoncini si possono ovviamente anche sbottonare, però insomma è fatta così. Anche questa modello crop top, cioè modello corto che arriva qui, ma comunque vedrete tutto quando metto insieme gli outfit. E poi l'ultima maglietta che ho scelto è questa qua, ed è bianca con le roselline e c'ha anche lo stelo verde, super carina questa maglietta. E ha lo spacco qua davanti e anche questa modella abbastanza crop top, perché come vedete arriva qua, però appunto con le gonne a vita alta queste sono perfette, io le adoro, cioè gli outfit fatti così io vi giuro mi fanno impazzire, li adoro la follia. Infatti mi sono ispirata a quelli per fare i miei outfit perché io li adoro fatti così
E niente, una maglietta semplice, anche questa ho preso la S. Poi, come ultime due cose da abbinare agli outfit, ho preso due belle giacche. Ve le faccio vedere sulla cruccia perché mi è più facile. La prima che ho preso è questa qua, che è una giacca barra camiciona. Potete usarla un po' come volete, però a me sembra un po' abbastanza pesante da poter essere usata come giacca. Magari soprattutto più nel periodo tipo autunnale primaverile, però secondo me anche in inverno non è male. Ed è fatta così, a scacchi rosa e bianca. C'ha tutti i bottoni che vanno chiusi, diciamo, normale, non bottoni da strappo. C'ha anche le tasche ed è fatta così in rosa. Poi c'è anche di altri colori, però io non potevo non prendere la rosa. Ed è super bella, mi piacciono veramente un sacco le giacche fatte così. E infatti quando l'ho vista me ne sono completamente innamorata. E questa è una S perché è un po' un modello oversize, quindi l'S andava bene. E poi infine come ultima cosa ho preso quest'altra giacca che è, diciamo, simile a quell'altra, però è un po' più lunga. E ha i colori sul viola e sul beige. E secondo me con quei pantaloni ci stanno veramente benissimo. Dopo vi faccio vedere tutto l'outfit, vi ho dato un mini spoiler. Però è fatta in maniera molto simile, sempre molto camicione, stile oversize. Infatti anche di questo ho preso la S, perché anche questa è molto oversize, quindi sono abbastanza andata sul sicuro. Ed è fatta così, è un po' più lunga sul dietro, ha le tasche qui davanti ed è super morbidoso. Quindi queste sono le cose che ho scelto. Vi ricordo di usare questo codice sconto per un 15% su almeno 39 euro fino al 31 dicembre. Adesso cambiamo stanza e vediamo gli outfit. Buon salve, piccola interruzione dalla me del futuro che sta editando questo video. Mi sono dimenticata di dirvi una cosa importante. Ovvero che tutte queste cose che avete visto, intanto che ve l'ho appena fatte vedere, tutti i loro link li trovate qua sotto in descrizione, c'è proprio il link diretto a ogni prodotto se vi interessano queste cose di specifico, oppure in descrizione trovate anche il link del sito in generale. Se però siete interessati alle cose in particolare che vi ho fatto vedere, trovate i link diretti in descrizione e adesso partiamo. Ok, allora, eccoci qui nell'altra stanza come gli altri video, perché questa vi giuro è la stanza più neutra che ho e dove riesco a farmi vedere tutta. Comunque, eccoci qui, adesso partiremo con il primo outfit e vado in ordine, diciamo, casuale, onestamente. Vi farò vedere un outfit con la gonna, uno con i pantaloni e uno con la gonna, giusto per fare un po' di variety. E quindi niente, vi ricordo il codice sconto, la sua durata e adesso partiamo. Allora, outfit numero 1. Allora, sotto, siccome questa è molto trasparente, ci ho messo tipo una fascia, cioè un mini top. Quindi questo è il top che è sotto. Comunque questo è l'outfit numero 1, ora ve lo farò vedere anche intero. Ho abbinato questa maglietta bianca super carina, che appunto è un pochino trasparente, con la gonna azzurra a scacchi bianca. Visto completo l'outfit è così, mi piace veramente un sacco. Questo è molto semplice, molto cute, e ci ho messo delle scarpe da ginnastica bianche. Ora vado un po' più indietro così si vede. Eccolo qua, ed è fatto così. A me piace veramente un sacco questo stile e questa tipologia di outfit. Come vedete la gonna poi sta praticamente aderente e ha i due spacchi da questo lato. Eccolo, un po' raddrizzata, ed è fatto così, veramente mi piace un sacchissimo. Anche se l'ho già detto, però vi giuro, gli outfit così mi fanno veramente impazzire di gioia. E ora vabbè, tralasciando qui appunto, questo è il top che vi dicevo. Potete anche mettere, volendo, una cintura grande per completare, oppure invece che le scarpe da ginnastica potete metterci degli stivaletti. Comunque questa è a vostra discrezione, però a me personalmente così piace un sacco. Ora qui non ci ho messo le giacche da abbinarci, perché le due che ho scelto preferisco abbinarle a quegli altri outfit che dopo vi faccio vedere. Però insomma questo è il primo e devo dire che sono molto soddisfatta. E anche come potete vedere questa è una M, come vi dicevo, e mi sta precisa, quindi quel centimetro ci voleva. Per questo vi dico, mi raccomando le taglie. Poi ovviamente ci potete anche abbinare accessori, tutto quello che volete, borse eccetera, però comunque l'outfit di per sé è questo qua. E adesso vi passerà la clip dove lo vedete dall'alto al basso. Passiamo all'outfit numero 2. Allora, ecco qui l'outfit numero 2, quello con i pantaloni. Allora, qui ci tengo a precisare subito una cosa. Purtroppo i pantaloni mi stanno un bel po' larghi, quindi diciamo per quello che sembreranno magari un goccino strani, però è perché mi stanno larghi, la taglia è un po' troppo larga, quindi li dovrò portare a stringere. Però questi sono una S per, diciamo, farvi capire. Io di solito appunto di pantaloni ho questa taglia, quindi ho detto vado sul sicuro anche perché hanno un modello largo, però la vita mi sta un pochino troppo larga, quindi diciamo sembrano leggermente strani solo per questo motivo, ma li porterò a stringere perché sono super belli. Quindi adesso vi faccio vedere. Ho abbinato questa magliettina con i girasoli, troppo carina, gialli, che riprendono un po' il giallo dei pantaloni,
E anche qui ho tenuto il top sotto perché è un pochino trasparente, quindi per ovvie ragioni ci ho messo il top. E quindi ho abbinato questa maglia con i pantaloni, adesso ve li faccio vedere da lontano. Ecco qui l'outfit visto da lontano. Come vi dicevo, ecco, i pantaloni sembrano molto molto grandi proprio perché mi stanno larghi, ed essendo larghi in vita poi mi stanno anche un po' larghi qua. E infatti mi cadono un pochino, però insomma l'idea dell'outfit ce l'avete. Sono fatti così, molto belli. Poi questa fantasia mi piace un sacco. E l'ho abbinata a questi girasoli perché boh, mi piacevano i girasoli, sono molto carini. E anche questo l'ho abbinato con le scarpe da ginnastica bianche perché boh, io non sono molto una fan dei tacchi, quindi se posso vado di scarpe da ginnastica o stivaletti. E poi la cosa divertente, come vi dicevo nella intro, siccome questi sono dei pantaloni con modello largo, se avete freddo, essendo comunque un modello largo perché l'aria entra lo stesso, essendo un modello di questo tipo potete metterci sotto magari delle calze o dei leggings. Infatti io qua sotto ho tenuto le calze in modo tale che magari appunto, almeno ho già i calzini, e poi mi tiene sicuramente un po' più caldo che magari solo i pantaloni quando è un po' più freddo. E quindi questo è un piccolo hack che vi voglio dire. Adesso vi è passata la clip dell'outfit completo. Insieme a questo pensavo di abbinarci questa giacca perché i colori del giallo riprendono un po' i pantaloni e la maglietta, e più giallo e viola sono dei colori che stanno bene insieme e che mi piacciono tanto. Ed ecco qui la giacca, come vedete è fatta così, è un modello molto oversize, quindi se andate sulla vostra taglia secondo me andate sul sicuro, poi come al solito io comunque vi consiglio di guardare le misure per sicurezza. Però comunque vedete, è fatto così, è un modello molto grande e anche abbastanza lungo. E secondo me è molto carino per fare uno stile un po' più casual e un po' più tranquillo. Magari se c'è un giorno che non avete particolarmente voglia di mettervi cose strette o attillate o jeans. Io per un periodo proprio di mettermi jeans non ne volevo sapere, a meno che non fossero jeans tipo leggings o jeans larghi. Non ne volevo sapere di metterli perché la mattina avevo freddo e mi sapeva fatica proprio mettermi jeans stretti. E quindi magari per dei giorni che appunto non avete voglia, però volete comunque essere alla moda, secondo me è super carino e super bellino. Anche qui adesso vi sarà passata la clip dell'outfit intero, e poi come al solito potete mettere una borsa, una cintura. Ora, questo magari con la cintura no, perché è appunto un modello largo, però lo chiudete, è buona. O però potete mettere la cintura qui sui pantaloni, potete fare un po' come volete, però secondo me questo è un outfit super carino e molto casual. Fatto questo outfit passiamo all'ultimo. Ed eccoci qui con l'ultimo outfit. Allora anche qui per ovvie ragioni ho tenuto il top sotto la maglietta, ed è fatto così, ho abbinato la maglietta bianca, quella con le roselline, super carina, con la gonna rosa. Ora ve lo faccio vedere intero. Ed eccolo qui visto da lontano intero, super carino, mi piace un sacco perché questa maglietta poi è troppo cute con le roselline. La gonna super carina, ci ho messo anche qui delle scarpe bianche con dei tratti rosa, ora vado più indietro. E questo è visto completamente da lontano. Anche qui se volete ci potete mettere una cintura o non lo so, qualcosa, anche una catena tipo con i brillantini, a me potrebbe piacere. Poi anche qui le borse eccetera, però comunque l'outfit in sé è questo. E mi piace veramente, veramente tanto. Poi le gonne fatte così, vi giuro, mi sono completamente innamorata, ho avuto per anni il ripudio delle gonne. E ora invece tutto un colpo mi piace. E poi con questa, volendo, ci si può mettere la giacca, quella grande rosa, che ora vi faccio vedere. Intanto vi passa la clip di questo intero da cima a fondo. E come vi dicevo, volendo ci si può mettere questa. Non è necessario perché comunque questa qui secondo me sta meglio anche con altre cose. Però per farvi vedere com'è e come sta, adesso la provo. Ed eccola qua. Allora, come vi dicevo, non è necessariamente abbinata a questo outfit. Diciamo che questa giacca era un po' i jolly, però comunque alla fine non è totalmente male, perché visto da lontano e chiuso comunque così non è male. E vi faccio vedere com'è fatta la manica. Come potete vedere è bella morbida, tipo una coperta. È veramente super morbido e super bello. Questi sono i colori e la fantasia vista da vicino. Come anche nell'altra, questi sono tutti i bottoni da chiudere uno per uno. E poi le taschine qua, e è fatta così ed è super carina, secondo me. Molto bella, si è indossata proprio come camicia, cioè magari questa con dei jeans, anche se io personalmente appunto la vedo più come una giacca da mettere sopra le cose, però niente vi vieta di metterla come appunto camicia con magari dei jeans. E l'interno è fatto in questo modo. Anche di questa adesso vi sarà passata la clip. Comunque questi sono gli outfit che ho scelto per questo video. Ringrazio di nuovo tantissimo Shane per l'opportunità che mi ha dato un'altra volta. Eccomi qui di nuovo a interrompere per dirvi e a ricordarvi che se siete interessati particolarmente alle cose che vi ho fatto vedere, trovate il link diretto qua sotto in descrizione, così che vi apre la pagina direttamente del prodotto che vi interessa. Altrimenti trovate anche il link di Shane. E vi ricordo anche che questo è il mio codice sconto da utilizzare
per un 15% di sconto su almeno 39 euro di spesa. Mi raccomando, fino al 31 dicembre, approfittatene, non c'è limite di uso. Se il video vi è piaciuto e se gli outfit vi sono piaciuti, mettete like, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate o che cosa avreste scelto voi, se vi avvicino al vostro stile o se sono totalmente opposta al vostro stile. Insomma, fatemi un po' sapere che cosa ne pensate. Se poi il video vi è piaciuto, mettete like, mi raccomando appunto, commentate, fatemi sapere, magari ditemi anche che tipo di outfit vi potrebbe piacere vedere, tipo qualcosa tutti i giorni, qualcosa da sera, qualcosa, non lo so, da uscita con le amiche. Fatemelo sapere nei commenti, così magari posso mettere insieme qualche outfit per un nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, poi iscrivetevi al canale e azionate la campanellina per non perdere i futuri video. Tutti i miei social li trovate qua sotto in descrizione come al solito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!